Quando in un lavoro di apprendimento impegniamo il soggetto in una attività concreta, sappiamo che la capacità di memorizzazione aumenta molto. Memorizzare, però, non significa saper affrontare dei processi e nemmeno risolvere dei problemi. L'apprendimento deve mirare a sviluppare la padronanza, il mastery learning. Ma questo è possibile solo se consideriamo le persone non come soggetti passivi, ma in grado di sostenere la propria attività, di prendersi cura del proprio apprendimento, appoggiandosi alla propria creatività. Per questo occorre coinvolgere i soggetti in modo attivo, affinché partecipino insieme a noi alla scoperta delle conoscenze e anche alla loro diffusione, per ottenere lo scopo di migliorare le relazioni fra le persone. Per ottenere questo risultato abbiamo diversi strumenti didattici, come il Challenge Based Learning, Inquiry, sistemi di cooperazione e molte altre pratiche. Ma oggi abbiamo anche gli strumenti che ci consentono di realizzare tutto questo e di cambiare veramente. Piattaforme per integrare tutte le persone e gli strumenti nel lavoro. Strumenti mobili per poter intervenire in ogni momento, ma anche per sostenere la propria creatività e consentire a chiunque di sfruttare il proprio tempo come meglio desidera. Le strutture informatiche e di rete sosterranno questo processo, garantendone la sicurezza, la funzionalità e la reale operatività. Dunque, tutto è pronto per cambiare e per migliorare il lavoro all'interno dell'azienda. E allora, perché non cominciare a rifletterci seriamente?